Ciao a tutti, sono Candida e benvenuti sul mio canale. Nel video di oggi voglio farvi vedere come realizzare questo raccoglitore per foglie A4. Il tutto nasce da una richiesta che mi è stata fatta da una musicista Marta che mi ha chiesto un'idea per realizzare un raccoglitore per contenere i suoi spartiti, che fosse un po' più particolare, un po' più carino dell'anonimo raccoglitore. Probabilmente ad anelli che utilizza in questo momento. Quindi diciamo che da questo è nata questo video e questa idea di raccoglitore. Allora, vi faccio vedere come ho deciso di realizzarlo io. Allora, innanzitutto ho deciso di utilizzare una chiusura così negli angoli, da ambo le parti, perché mi sembra un modo per tenere meglio fermo il tutto. Anche se mettete tanti fogli, insomma, diventa tutto di un pochino pesante, in questo modo rimane tutto molto più fermo. Quindi questo è il sistema che ho utilizzato per chiuderlo. E sul davanti, adesso lo apro, sul davanti ho realizzato due tasche, una e due. Queste due tasche, poi vedrete nel momento in cui vedrete la realizzazione proprio della struttura. Le ho realizzate creando delle alette da 1 cm sui bordi della carta che ho utilizzato per fare le tasche. Questo perché volevo che le tasche fossero più capienti, che ci fosse un po' più di margine per poter inserire più cose all'interno. Ad esempio, vi faccio vedere questo libricino che quindi insomma ha già un certo spessore, voi riuscite tranquillamente ad inserirlo perché avendo appunto queste alette che si vanno ad incollare sulla struttura, rimangono più gonfie e permettono di inserire più cose. Il frontale l'ho lasciato molto molto semplice perché volevo evitare di magari mettere delle cose, dei particolari sporgenti che poi sono scomodi nel momento in cui bisogna utilizzarlo. Deve essere una cosa funzionale, quindi come decorazione ho utilizzato semplicemente della carta, un centrino, miei fiori, queste sono tutte carte, fa parte del pacchetto centrini che trovate nel mio canale Creations Candida su Etsy come download digitale e poi i fiori che avete visto ormai in diversi miei lavori che sono anche un altro foglio di un altro pacchetto digitale. Adesso vediamo come ho realizzato l'interno del mio raccoglitore. Allora, qua abbiamo aletta laterale che mi chiude e mi permette di bloccare i miei fogli sull'esterno e poi ho creato queste due alette con tanto di chiusura proprio per bloccare ulteriormente i miei fogli per avere la possibilità di inserire più fogli e non farli muovere all'interno del mio raccoglitore. Questi vedete sono fogli A4, questi sono i fogli sempre che ho realizzato io, vedete che sono tranquillamente si possono accomodare tranquillamente perché intorno c'è ancora spazio. Questi sono già tanti fogli, vi faccio vedere che sono veramente tanti, poi tra l'altro sono anche stampati su carta da 170 grammi, che è quella che utilizzo per stampare la mia carta digitale, quindi hanno uno spessore notevole e anche un peso notevole, vi assicuro. Quindi ne ho già messi tanti, guardate qua ce ne sono ancora, questo è il pacchetto centrini, vedete, ce ne sono ancora e ce ne potrebbero stare tanti altri, quindi risulta anche essere molto molto capiente come raccoglitore. Quindi andiamo a richiudere la nostra parte qui di sinistra, in questo modo qui, poi vi farò vedere durante la procedura come realizzare questa chiusura. E chiudiamo il nostro laterale. Diciamo che nella parte centrale ho creato una tasca esattamente come quella che ho creato sul frontale, quindi munita di alette, per cui molto capiente. Infatti vi faccio vedere, qua ho inserito dei fogli dei miei download che ho già ritagliato, che sono tanti. Ho ancora messo dei centrini che utilizzo per i miei lavori. Le ho utilizzato, ho messo così giusto per darvi un'idea, due buste. Vedete qua, per esempio, ci sono i miei fiorellini già ritagliati, così non vanno in giro. Che adesso so che li ho messi qua. Vedete che e ancora c'è spazio, eh?
quindi volendo si potrebbero inserire altre cose. Anche qui ho utilizzato proprio una decorazione minima e molto piatta per non andare a creare problemi quando giriamo le pagine, quando spostiamo il tutto. Allora, dall'altro lato della pagina invece ho voluto aggiungere un block notice che può sempre tornare utile quando magari si vogliono prendere degli appunti veloci e magari non si ha la carta a portata di mano, e ho creato questa busta che ho utilizzato nello specifico io per inserire particolari di carta scrap, di ritagli di carta scrap. La busta è trasparente, quindi riesco a vedere quello che c'è all'interno. È una busta che ho realizzato con semplicemente una di quelle buste, ve le faccio vedere, ma poi ve lo dirò anche mentre realizzo il video. Vedete queste buste per i raccoglitori, l'ho realizzata in quel modo e l'ho fatta trasparente, così si può benissimo vedere all'interno, munita di calamita, così quando si chiude non si muove più. E quindi ho pensato di arricchire, diciamo, l'interno anche con due particolari un po' diversi. Poi abbiamo di nuovo la stessa cosa che vi ho fatto vedere prima, ma comunque vi apro anche questa, le due alette con la possibilità di inserire, questa è la decorazione che ho fatto, qua ci sono altri fogli della mia carta scrap, vado a richiudere, così, ho tenuto il laccio chiaramente più lungo perché nel momento in cui aumentano i fogli ci vuole più spazio, anche di qua aletta per bloccare i fogli, così non si muove più nulla praticamente. Chiudiamo, dietro di nuovo tasca, che adesso ho lasciato libera, ma una tasca dove volendo si può inserire quello che si vuole. Quindi vado a richiudere con il mio elastico in questo modo e in questo modo. Quindi adesso che l'avete visto dentro e quindi avete visto che l'ho riempito con tanta carta, vi assicuro che questo adesso ha un bel peso, vedete che comunque rimane tutto molto stabile, i fogli dentro rimangono bloccati, e direi che mi sembra una buona idea per raccogliere, nel mio caso per mettere un po' d'ordine tra i miei fogli e per riempirlo come meglio credete. Io l'ho riempito con la mia carta scrap, ma chiaramente è qualsiasi tipo di foglio A4, qualsiasi tipo di cosa vogliate voi tenere un po' in ordine, questo potrebbe essere una buona idea. Boh, vi ho fatto vedere il lavoro finito, come ho deciso di realizzarlo, adesso non ci resta che vedere come creare la struttura e come ricoprirla. Per realizzare la struttura del mio raccoglitore ho utilizzato semplicemente due cartelline che potrete trovare tranquillamente in qualsiasi cartolibreria. Sono due cartelline uguali che io a questo punto cosa farò? Andrò ad incollare come? Allora, tenendo sia a destra che a sinistra la parte, questa che mi chiude la zona dove voglio tenere i miei fogli A4, non faccio nient'altro che andare ad incollare tra di loro queste due pagine delle mie cartelline, e questa sarà la struttura centrale. Dopodiché il raccoglitore, come avete visto nella presentazione, è poi semplicemente questo. Quindi prima cosa da fare, vado ad incollare le due parti tra di loro. Per fare questa operazione ho munito uno dei due lati di biadesivo. Adesso cosa faccio? Devo andare ad incollare i due lati così, quindi in questo modo. Visto che questo biadesivo è molto tenace, io cosa faccio? Vado a togliere solo, a spellicolare solo questi due pezzi di biadesivo, dopo farò il resto. Quindi l'importante è tenere bene allineate le cartelline, così. Anzi, guardate, faccio una cosa in più, così siamo proprio tranquilli. Facciamo così, proviamo se vado a mettere del nastro di carta
Facciamo così, così evitiamo proprio. Vado a bloccare con del nastro di carta la parte, lo faccio più in alto così si vede, ecco, la parte inferiore qui di una cartellina. Così in questo modo le vado a bloccare perfettamente allineate. Guardate, così. Poi se preferite potete anche incollarle con della colla vinilica, per esempio. Però visto che io ho questo biadesivo che è molto tenace, preferisco incollarle con questo. Quindi cosa vado a fare? Vado a sollevare le copertine che devo. Adesso è tutto bloccato, quindi non rischio di sbagliare, e vado a incollare la parte sottostante. Ok, adesso posso togliere il nastro di carta da tutte e due le parti. Non ho premuto molto perché altrimenti rischiamo, esatto, di rovinare la cartellina, ma è tutto a posto. E vado a spellicolare il biadesivo, tutto il resto, così posso incollare bene i miei due lati. Così sono sicura che non si scolla più nulla. Così, in questo modo qui. Fortunatamente sto riuscendo, ho parlato troppo in fretta perché a volte questo nastro non riesco a spellicolarlo velocemente. Sì, ce l'abbiamo fatta. Ok, quindi a questo punto, andando a fare in questo modo qua, eccoci, ho i due lati delle mie due cartelline perfettamente incollate. E quindi qua riconoscete già il raccoglitore che vi ho fatto vedere prima. Ora, come l'ho composto? Non vi farò chiaramente vedere come ho incollato tutte, andrò, cioè come incollo tutte le varie parti, perché insomma è una cosa noiosa, ci va del tempo e quindi è inutile che io vi faccia vedere passo passo anche col veloce come la incollo. Però vi voglio far vedere come ho realizzato alcuni particolari. Allora, intanto questo formato di cartellina non mi permette di utilizzare un semplice foglio 30x30 e basta per coprire una superficie, perché non è sufficiente, perché è più grande. Quindi bisogna sempre utilizzare più carte per foderare il tutto. Però allora, io cosa ho fatto? Nella copertina, diciamo nel frontale del mio raccoglitore, per esempio, ho fatto in questo modo. Ho ritagliato, ecco, vedete, questa è una carta che è il mio 30 che arriva qui, e quindi non riesco a finire la mia copertina. Però cosa ho fatto? Ho ritagliato una base e poi ho fatto due tasche. Allora, vi faccio vedere come ho fatto le tasche. Ora, io posso anche dirvi la dimensione, ve la dico, la dimensione della mia cartellina, però questo non vuol dire che magari la cartellina che comprate voi sia perfettamente uguale. Per cui io vi dico la mia, così capite come mi sono mossa io, poi voi potete nello stesso tempo fare delle misure leggermente diverse. Allora, la mia cartellina è 24,6. Quindi la carta, io chiaramente l'ho tagliata a circa 24,5, leggermente più piccola, in modo da lasciargli un minimo di bordo. Idem per le tasche, che saranno praticamente il mio 24, 24,5, al quale ho aggiunto un centimetro per parte, vedete? E dopo ho fatto il piego per creare la mia tasca in questo modo, in modo che una volta che io vado ad incollarla così mi rimanga un po' di apertura per permettermi di far entrare qualcosa di leggermente più spesso. In questo modo praticamente ho creato due tasche. Questa, per esempio, è alta 17, ma è abbastanza relativa perché io la metterò un po' dove mi interessa, dove voglio. Nello stesso tempo ne ho creata un'altra con la stessa larghezza, i tre pieghi da un centimetro, ma alta 12,5, che sarà l'ultima che metterò
in questo modo qua, così. Quindi andrò, diciamo, a bloccare, a incollarle in modo da avere, ecco, una situazione del genere. Ora, centimetro più, centimetro meno, non è un problema. Era solo per farvi vedere come ho realizzato la copertura della copertina e della prima pagina. E, mentre, per esempio, un'altra cosa che vi faccio vedere, allora, per quanto riguarda questi bordi, anche qui avevo lo stesso problema perché il 30 non mi copre tutto. Quindi cosa ho fatto? Ho realizzato con due pezzi di carta. Allora, questo è un pezzo, ho usato un pezzo da 30 per fare la parte più lunga, e sopra sono andata a ritagliare il pezzo di un'altra carta che poi ho fustellato con la mia solita fustella, e sono arrivata alla lunghezza che mi interessava. Quindi ho fatto così sia l'interno che l'esterno. Vedete che, per esempio, l'interno ho tenuto una delle due carte più lunghe. Quello è veramente a vostra discrezione. Nell'interno, per esempio, in questo caso qui, vi faccio vedere come ho pensato di farlo. Abbiamo, allora, io qui ho utilizzato una delle mie carte che sono in formato A4, quindi vedete che il formato A4 ritagliato anche dei bordini che vengono con la stampa mi rimaneva più o meno così. Quindi cosa ho fatto? Sono andata a ritagliare dei pezzi di carta che mi piaceva, che si intonavano come colore, che mi permetteranno di, questa andrà di qua, che mi permetteranno di coprire tutto il mio bordo, perché io non voglio che si veda la carta blu, anche perché ha un colore che non mi piace. Quindi, per cui metterò le mie strisce in questo modo qui. E poi queste che ho sempre decorato con la mia fustella, che mi faranno da chiusura. Ve lo faccio solo vedere, così poi, dopodiché, chiaramente sarà semplicemente solo tutto da munire di biadesivo e da incollare. Da quest'altra parte invece ho deciso di fare nuovamente una tasca. Quindi metterò la mia parte intera più la tasca che ho realizzato sempre con il sistema che vi ho fatto vedere prima, del piego di 1 cm per parte, smussato negli angoli, in modo che quando lo vado a piegare non, la carta non si dia fastidio e non faccia spessore, che andrò ad attaccare in questo modo. Quanto invece riguarda le alette, che cosa ho pensato di fare? Non mi piaceva questa forma così un po' strana. Quindi che cosa ho fatto? Ho ritagliato un pezzo di cartoncino nero che ho fustellato sempre con la medesima fustella che ho utilizzato per tutti i motivi, che praticamente mi prende tutta la mia piega. L'ho fatta, l'avrò fatta tipo un 24, credo, infatti. L'ho fatta un 24, così mi rimane un po' di margine da una parte all'altra e non c'è il pericolo che quando piego vada a dar fastidio. E quindi praticamente incollerò questa parte sulla mia aletta in questo modo qui, e poi ho ritagliato dei pezzi di carta più piccoli che mi faranno da finitura, una nell'interno e in questo modo qui, questo sarà incollato quindi rimane così, e una così, una nell'esterno e una nell'interno. Quindi vedrete che in questo modo, io ho praticamente la mia aletta, adesso la prendo, ve la faccio vedere, la piego così, che è molto più completa, molto più alta, perché voglio che mi tenga meglio, che riesca a contenermi meglio i fogli che ho intenzione di mettere all'interno dai due lati del raccoglitore. Questo lavoro qui lo faccio su tutte e quattro le mie alette, praticamente. Piuttosto,
Dal momento che questo è magari una cosa particolare, quando la monto ne vediamo una insieme. Quindi siamo alla fine della prima parte, quindi apriamo il primo lato della cartellina, diciamo. Da questa parte qui, stessa cosa, ho le alette che ho deciso di gestire come vi ho fatto vedere precedentemente. Anche per quanto riguarda la banda laterale, ho utilizzato sempre, ve li faccio vedere perché forse li ho fatti diversi. Sì, sono qui. Ho utilizzato sempre la stessa tecnica, quindi abbiamo questo tipo di chiusura qui. Qui per arrivare alla lunghezza giusta ho utilizzato la mia carta verde di velluto che trovate nei miei download digitali insieme ai pizzi. Quindi nella parte interna della copertina facciamo in questo modo. Ho deciso di mettere il solito foglio che non coprirà tutto con un pezzo di tinta unita con la mia solita fustella. Invece nell'altro lato all'interno faccio vedere solo quello che incollerò. Ecco, qui ci sarà questo così. Avrò discorso sempre il solito per quanto riguarda le alette, mentre per l'interno, anche qui, foglio di carta scrap che vedete non completa, alla quale aggiungerò un altro pezzo di, no, così direi, adesso poi decido mentre lo monto. Qui ho ritagliato un pezzettino per coprire il fiore, perché in questo caso non voglio che si veda il rosa perché non è un colore che è compreso nel tutto, e quindi coprirò quel fiore con quel pezzettino di carta che richiama la mia base. Quindi indicativamente questo è quello che farò per ricoprire, diciamo, tutta la mia struttura. Però, anche se è un po' strano, prima di iniziare appunto ad incollare tutte le parti, una cosa che farò, e la farò insieme a voi, è quella di gestire proprio il retro del mio raccoglitore. Questo perché io praticamente voglio inserire gli elastici per chiuderlo, e quindi per inserire, allora tolgo tutto da dentro perché così evitiamo quando giro di far cadere tutte cose che non servono in questo modo qua. Ok, quindi visto che voglio inserire gli elastici che mi serviranno per chiudere la mia copertina, cosa faccio? Vado a subito a gestire la parte esterna, così vi faccio vedere come inserire gli elastici, mentre tutto il resto si tratta semplicemente di incollare poi della carta di decorazione sul mio raccoglitore. Invece questa parte qua ci tengo a farla insieme a voi per farvi vedere come realizzarla. Ora, come prima cosa vado ad attaccare la mia prima parte della carta sul retro. Ho già spellicolato, attaccato il biadesivo e spellicolato, e adesso vado facendo molta attenzione ad incollarla in maniera corretta e dritta, perché sennò rischiamo di fare un disastro, così, in questo modo qua. Dopodiché vado ad attaccare la parte inferiore che ho realizzato con due tipi di carte diverse per non sprecare, che ho incollato tra di loro, e vado a realizzare anche qui una piccola tasca. Questo perché vado a mettere il biadesivo solo sui bordi in modo da lasciare la mia tasca libera, perché così se vogliamo anche inserire qualcosa sul retro lo possiamo fare. Come avete visto, in questo caso la tasca non ha le alette da 1 cm che vengono piegate. Ho semplicemente messo solo il biadesivo
il biadesivo sui bordi. Questo cosa vuol dire? Che praticamente la tasca, e comunque dal momento che è una tasca molto larga, rimane comunque capiente, però rimane leggermente più stretta di quella che si realizza facendo il piego. Poi lo vediamo sul davanti, dove ho fatto il piego, dove si alla fine viene fuori proprio una tasca dove si può mettere qualcosa di decisamente più spesso. Allora, quindi a questo punto io cosa ho fatto? Sono andata a chiudere la parte del retro della mia copertina. Questo perché? Perché allora, prima di foderare l'interno, devo andare a posizionare i miei elastici. Allora, quindi come facciamo? Io ho calcolato che voglio segnare, allora, facciamo un segno a 12 centimetri e un segno direi a 15 centimetri, in modo da avere questa distanza, che mi sembra un'ottima distanza per tenere bloccato il tutto. Dopodiché idem anche qui, 15 centimetri e 12 centimetri, e siamo qui, perfetto. Allora, ora cosa voglio fare? Devo andare a inserire, a bloccare il mio elastico che mi permetterà poi di chiudere la cartellina in questo modo e in questo modo praticamente. Quindi cosa devo fare? Devo andare a fermare il mio elastico in questi due punti. Quindi ne lascio un po' di più, intanto inizio a farmi una misura in modo da tagliare l'elastico. Lo lascio un po' abbondante perché lo voglio fermare bene, con sì, è anche un po' lungo, ma non importa, preferisco che sia un po' lungo, così ho più margine per mettere del biadesivo. Quindi mi taglio due pezzi uguali di questo elastico e praticamente io devo andare a andarlo a fermare dove ho fatto i segni, in questo punto e in questo punto, così. Quindi prendo la matita e adesso io vado a segnare. Ok, qua. Allora, vado a segnare, diciamo, a più o meno, è indicativo, vi dico a 2 centimetri, ma anche no, un centimetro e mezzo dal bordo. Vado a fare un segno qui della larghezza del mio elastico, in questo modo qua. Quindi questo me lo segno bene con la matita in modo che si veda. Voi non lo vedete bene, ma io ho segnato proprio la larghezza dell'elastico con la matita. Idem da questa parte, vado a fare a un centimetro e mezzo più o meno, sì, così, vado a fare un segno da una parte e un segno dall'altra del mio elastico. Vedete, prima da una parte poi dall'altra, e adesso vado proprio a segnare, vi faccio vedere, vedete che ho segnato la larghezza dell'elastico di qua e la larghezza dell'elastico di qua. Quindi ve lo faccio vedere, allapro la mia cartellina, prendo il mio tappettino per il taglio, così, e cosa vado a fare? Vado con il cutter a tagliare i due punti dove ho fatto il segno, quindi uno, vado proprio a fare due taglietti e due, così. Perfetto. Ora non devo fare nient'altro che
prendere il mio elastico, e inserirlo. Quindi faccio entrare il mio elastico da una parte, adesso chiudo, lo faccio così, lo faccio entrare dalla parte giusta, ancora sbaglio, poi non rimane bene, quindi così lo faccio entrare anche da quest'altro lato qua, in questo modo, così, ok. Perfetto, ora sì, ho fin troppo, ho esagerato con la lunghezza dell'elastico probabilmente. Quindi l'idea è questa, ok? Vedete che nel momento in cui noi abbiamo stabilito che direi che questa pressione di elastico va bene, perché adesso la mia cartellina è ancora vuota, cosa vado a fare? Vado a bloccare l'interno con del biadesivo, così sono sicura che il mio elastico non si muova più. Quindi ne mettiamo un pezzo qui, e ne mettiamo un pezzo qui, così. Dopodiché ne metto ancora due pezzettini, dopodiché taglierò la parte in più, perché in effetti un po' esagerato con la lunghezza, in questo modo qua, ok. Taglio la parte in più e siamo a posto. Quindi ho dovuto fare prima subito questa operazione, perché altrimenti quando vado a ricoprire la parte interna di questo lato del raccoglitore non posso più inserire il mio elastico. Invece così vedete che siamo a posto. Praticamente andrò a fare subito adesso la stessa cosa dall'altro lato. In questo modo ho fissato tutti i punti degli elastici. Ho esagerato col biadesivo, tanto mi servirà per tenere anche ferma la parte della carta che utilizzerò per decorare questa parte del raccoglitore. Quindi ho esagerato. Quindi raccoglitore chiuso, praticamente così avrò la mia chiusura. Ho preferito farla dai due lati perché così tiene meglio. Ora, un'altra cosa che devo fare prima di decorare con la carta tutto quanto è passare tutta i miei bordi, che mi sono allontanata dal microfono, mi sono allontanata, non so se si è sentito quello che ho detto, comunque devo passare tutti i miei bordi con il distress nero. Questo perché io avevo queste due cartelline e visto che lo sapete non mi va di sprecare niente, ho deciso di utilizzare quello che avevo. Però questo azzurro come colore non c'entra nulla con le carte che ho deciso di utilizzare per decorarlo, che sono prevalentemente sul verde. Quindi io cosa farò? Andrò a passare tutti i miei bordi con il nero in maniera anche un pochino più, vedete? Un po' più del bordo, non solo i bordini come si fa di solito, ma anche proprio la prima parte della mia carta, in modo che una volta che incollo sopra la mia carta di decorazione la parte sottostante sembri nera. Questo è un lavoro che io vado a fare perché non c'è compatibilità tra il colore della mia
delle cartelline del cartolaio e la carta di decorazione che ho deciso di utilizzare. Chiaramente, per ovviare a questo inconveniente, se voi non avete delle cartelline già a casa che volete utilizzare per questo scopo e le dovete comprare, chiaramente le comprate del colore che più o meno sia più simile o perlomeno che si accompagni bene alle carte che avete deciso di utilizzare per decorare e avete risolto il problema. Potete passare semplicemente un po' di distress sui bordi se avete piacere o addirittura potete passare niente. Se per esempio queste cartoline fossero state nere, io non avrei dovuto neanche fare questa operazione. Ma visto che non è così, io la vado a fare su tutta la mia cartellina. Questo è come si presenta il mio raccoglitore dopo aver fatto il passaggio con il distress nero su tutti i bordi. Vedete che sono passata anche bene qua sulle fessure, dove poi andrò ad incollare la carta. Per evitare che si veda il blu, diciamo, della mia cartellina, ok? Quindi fatto questo, prima di procedere io con l'incollare tutta la carta, che non sto a farvi perdere tempo a vedere come, tanto devo semplicemente, è un'operazione lunghissima, ma devo attaccare biadesivo e attaccare tutto. Come vi ho detto prima, vi faccio vedere come realizzo una delle alette, che è una cosa un pochino diversa dall'attaccare semplicemente della carta. Quindi procedo in questo modo. Allora, in questo caso vado ad utilizzare della semplice colla per la carta e la vado a passare bene su tutto questo supportino qui che devo andare a ricoprire con il mio nero. Quindi così. Ok. Perfetto. Ora tiriamo via questo foglio, vado ad incollare la carta che ho ritagliato centrandola così sui due lati. Vedete che l'ho tagliata più corta perché in questo modo non dà fastidio né quando chiudo la cartellina né quando chiudo la letta. Quindi vedete che abbiamo ricoperto la nostra aletta brutta che perlomeno a me non piaceva. Per cui adesso cosa faccio? Qui ho macchiato di colla che non va bene. Vado ad incollare ho munito di biadesivo i due pezzettini. Questo l'ho già fatto prima, così non faccio perdere tempo a voi mentre incollo tutto. In questo modo qui. E vado ad incollare lasciando che si veda il nero dei miei fiorellini della mia solita fustella. Quindi vado ad incollare questa carta sull'esterno e questa carta sull'interno. Questa è una delle mie carte che trovate nel mio negozio virtuale online che si chiama Creations Candida su Etsy, dove ho messo il mio primo pacchetto digitale di carte scrap che ho realizzato con la gel press e altre computer e altre cose. Tra l'altro mi è stato chiesto di magari realizzare un tutorial su come le ho fatte e non escluso che lo potrò fare in uno dei miei prossimi tutorial. Quindi questo andiamo a incollarlo così. Ok, quindi questa è la mia aletta, vedete che ha cambiato. Questa era l'aletta di prima, vi faccio vedere. E questa è l'aletta che ho deciso di realizzare. Molto più larga, molto più alta, che mi permetterà di contenere meglio i fogli che ho intenzione di riporre da questa parte del raccoglitore. Quindi a questo punto non mi resta che incollare tutte le altre parti di decorazione sulle mie due cartelline.
Questa è la base del raccoglitore terminata dopo aver incollato tutti i miei particolari di carta scrap. Quindi, come avevo fatto già vedere mostrandovi la carta come l'avevo tagliata, qui abbiamo una tasca e un'altra tasca che ho realizzato con le alette da 1 centimetro sul lato, su ogni lato della mia tasca. Questo perché, vedete, così ottengo una tasca che mi permette di inserire qualcosa di un pochino più spesso. E ora ve lo faccio vedere dentro con tutti i particolari di carta incollati. Qui abbiamo un'altra tasca e questo è l'interno. Ok, ancora chiaramente questa è solo la struttura ancora da finire. Allora, cosa vi voglio far vedere? Vi voglio far vedere, lo farò solo da un lato e poi dopo per farvi vedere come, poi dopo dall'altra parte lo farò io, come voglio chiudere praticamente le due alette per fare ancora di più da fermo una volta che inserirò all'interno del mio raccoglitore i fogli A4. Allora, per fare questa chiusura, cosa faccio? Mi taglio 4 tondini, li farò di questo colore tinta unita, così non vanno tanto più, è un colore che va bene per tutte e quattro le alette. Allora, io adesso ne taglio 4, ma chiaramente per farvi vedere, ne ho persa una, vabbè, la cercherò poi. A me in questo momento ne servono solo due, perché poi le altre due, mi era caduta. Allora, le altre due le utilizzerò dall'altra parte, però in questo caso me ne servono solo due. Quindi una e l'altra è qua. Non la vedevo, che metterò dall'altro lato. Ok. Ora con una matita vado a segnare dove bloccare i miei cerchietti. Prendiamo il righello qui. Allora, qua abbiamo un 24 centimetri, quindi a 12 centimetri che è il centro. Per quanto riguarda invece la distanza dal bordo, direi che la facciamo ad occhio. Potrebbe essere tipo, sì, questa, per cui tengo di riferimento così. Ok, andiamo sul bianco così mi si vede meglio. Facciamo 12 qui. E idem dall'altra parte, teniamo la stessa distanza, ho ottenuto dal bordo 3 centimetri, quindi segniamo il 12 che è qui e il 3 centimetri che è qui. Ok, così avremo praticamente i due bottoncini alla stessa distanza. Li presento così, giusto da infatti mi sembrava che questo qui, ah sì, esatto, infatti mi sembrava troppo lontano perché i 3 centimetri devo prenderli così dal bordo nero, per cui è qui. Ok, adesso mi tornano i conti, infatti mi sembrava troppo lontano. Perfetto. Ora cosa facciamo? Andiamo a bucare. A questo punto direi buchiamo prima la parte sotto, così mi rimane poi di riferimento quando devo andare ad attaccare il mio bottoncino. Prendo questa spugna, giusto così per metterla sotto, e con il punteruolo, col punteruolo vado a bucare. In un punto questo, così, e anche dall'altra parte. Devo vedere di non bucare quello sbagliato, no, era questo qua più vicino, quindi questo, così. Facciamo il buco così sappiamo che lì dobbiamo andare ad attaccare il mio cerchiettino. Faccio così, incollo il biadesivo dietro, ok? Non vado a spellicolare dall'altro lato, lo lascio così e questo mi crea uno spessore e una coperta
compattezza del cerchio decisamente maggiore. Dopodiché un'idea potrebbe essere quella di, se ce l'avete, è che io cerco sempre di magari evitare dei materiali particolari, perché qualcuno mi può dire io non abbiamo il materiale che utilizzi tu e a volte passa la voglia di fare un lavoro. Per quello cerco sempre di utilizzare materiali molto semplici, però ci sono delle varianti che si possono utilizzare. In questo caso avrei potuto utilizzare per fare i cerchietti la stone paper. La stone paper non si strappa, è rigida. E quindi bastava solo un cerchiettino di stone paper e avremmo risolto il problema. Però, ripeto, la stone paper è un materiale che non tutti hanno, perché magari alcuni non sanno neanche di che cosa sto parlando. È un particolare materiale di stamperia che non si strappa, che si può cucire, che si può colorare. È un materiale molto, molto, come si dice, non mi viene in mente la parola, si può utilizzare per fare tantissime cose, è molto valido, quindi potevo utilizzare questo, però in questo caso ho preferito semplicemente farlo con del cartoncino, così chiunque può fare una cosa del genere. Potete non avere questa fustella, non importa, ve lo ritagliate a mano. Vedete che cerco sempre di fare cose che tutti possono realizzare. Quindi in questo modo, ecco, il mio cerchietto è decisamente, decisamente più rigido. Ora cosa vado a fare? Vado a bucare al centro di tutti e due i cerchietti, sempre io lo faccio così ad occhio, tanto non ad occhio, vado a bucare così, vedete, fate attenzione alle dita, quindi faccio un buco qui e un buco qui. Volendo anche qui con una penna, se volete fare un lavoro più preciso, con una matita segnate il centro, poi dopo cancellate, perché altrimenti vi verrà come a me che non è perfettissimamente centrato, ma sinceramente non importa per quanto mi riguarda, quindi va bene così. Adesso vado ad inserire uno di questi, vedete, segnalini con le alette, no, così non si vede, mi rendo conto che non si vede, con le alette di apertura sul posteriore. Quindi lo vado a inserire prima qui, vediamo se il buco è abbastanza grande che mi permette di inserirlo, se no lo devo allargare un po' in qualche modo. Infatti un po', no, è un po' troppo piccolo. Quindi, allora, proviamo così ad andare proprio un pochino fino in fondo in modo da allargarlo meglio. Vediamo se basta. Aspettate, perché l'ho proprio piegato, sono stata un po' troppo violenta. Perfetto, così è entrato, eccoci. E adesso lo vado a far entrare anche dall'altra parte, in questo modo qua, ok? Allora ve lo avvicino così lo vedete meglio. Quindi fissato il mio cerchietto, vado ad allargare le alette dietro, così, in modo che rimane bloccato. Qui andrò a coprire con un ulteriore cerchietto della stessa carta del mio fondo e non si vedrà neanche che c'è il bottoncino. Stessa cosa andiamo a fare per l'altro. Quindi intanto allarghiamo subito questo perché abbiamo visto che il primo buchino non è sufficiente. Quindi vado ad inserire così. Ce la facciamo, sì. Andiamo ad inserire dall'altra parte, in questo modo qua, ecco questo è un po' meno centrato decisamente, ma non importa. E adesso vado ad aprire le mie alette, che poi mi preoccuperò di chiudere in questo modo, con un cerchietto della stessa carta, vado ad incollarglielo sopra e non si vedrà più. A questo punto cosa faccio? Semplicemente prendiamo dello spago che ho qui, eccolo. Io ho lo spago, oppure si può anche inserire un altro tipo di filo, però io metto lo spago, anche se questo in effetti è un pochino troppo spesso però non importa. Allora facciamo così. Poteva essere un pochino più sottile, ma io in questo momento non ce l'ho e quindi, come dico sempre, se riusciamo, utilizziamo le cose che abbiamo in casa,
E va bene così, senza preoccuparci troppo di avere sempre i materiali perfetti, tanto i lavori vengono bene comunque. Certo, bisogna usare delle cose che vanno bene, però senza star lì a stressarsi con dei materiali particolari. Ho fatto il nodo, avete visto, quindi vado a tagliare qui. Ok. Dopodiché allungo il mio filo perché non so quanto ce ne vorrà. Vado a fare questo lavoro. Vado ad inserire il mio spago, così questo intanto gli darà modo di sollevarsi di quanto basta. Ok, facciamo così. Ok, così e così, direi che è sufficiente. Vado a tagliare, forse non si è visto, vabbè, non si è visto come, perché vedo che, vedete, ho fatto semplicemente un giro così. E adesso vado a fermare in questo modo. Ok, il mio spago non si muove più. Lascio un po' di margine, quindi taglio il filo un po' più lungo perché? Perché adesso è vuoto, ma poi una volta che vado ad inserire i fogli, chiaramente avrò bisogno di più morbidezza. Quando vedete si allargherà, ci sarà più bisogno di più spazio. In questo modo qui io ho i miei fogli ben fermi. Chiaramente andrò a fare la stessa cosa, ma vi ho fatto vedere come ho fatto da un lato, lo farò io di qua per fare lo stesso motivo e per bloccare i fogli anche dall'altra parte del mio raccoglitore. Ora voglio farvi vedere invece come ho deciso di decorare questa pagina. Allora, questa non ci sono tasche, non c'è nulla, l'ho solo ricoperta con della carta. Allora, in questo caso voglio mettere un block notice, che può sempre servire per scrivere degli appunti, e poi applicherò questa bustina che ho fatto io. Se avete piacere magari di vedere come l'ho fatta, scrivetemelo nei commenti, magari scrivetemelo subito mentre state guardando il video, così non ve lo dimenticate, perché voglio capire se vi può interessare e vi faccio vedere come realizzarla. È una cosa molto veloce da fare, però è una cosa carina. Del resto si potrebbero anche poi decorare diversamente le buste e utilizzarle negli album in qualche altro modo come si vuole, però è un'idea carina che si può utilizzare. Io l'ho già fatta perché altrimenti il video diventerebbe troppo lungo e quindi non vi posso far vedere anche in questo video come si realizza questa busta. Però se volete scrivetemelo nei commenti e io ve lo faccio vedere. Una busta che ho ricavato da un semplice foglio di questi per i raccoglitori. Quindi questa busta praticamente è stata ricavata da uno di questi fogli qua. Quindi ditemelo se volete, vi faccio un video, un tutorial, vi faccio vedere come fare. Tra l'altro ho utilizzato, vedete, una calamita per la chiusura, che mi sembra un'idea carina per poterla chiudere bene, quindi per poter inserire quello che preferiamo. Allora, nello specifico, per esempio, in questo caso, visto che questo è il raccoglitore della mia carta scrap, io penso che qui andrò ad utilizzarla, per esempio, per inserire dei particolari già ritagliati, ma nulla ci vieta di utilizzarla invece per poter inserire ad esempio una matita sottile da utilizzare per scrivere sul block notes, come si preferisce. Quindi io ho munito di biadesivo la mia bustina in modo da andarla ad attaccare e l'attacco per prima perché voglio avere una idea precisa di dove devo andare a posizionare il mio block notes. Quindi cosa faccio? Vado a posizionare prima questa, così, sul fondo e più o meno la centriamo, quindi in questo modo qui. Ok? Perfetto. E adesso andiamo a bloccare il mio block notice. Allora, come voglio fare? Allora, voglio fare in modo che nel momento in cui il block notice è finito
l'abbiamo utilizzato, lo possiamo sostituire senza rovinare il nostro raccoglitore. Quindi io cosa ho fatto? Ho calcolato, io vi dico il mio, la mia misura, ma per voi può essere diversa perché dipende dal block notes che usate. Questa è la larghezza di questo block notes è 10 e mezzo. Quindi cosa ho fatto? Ho tagliato una striscia delle dimensioni di 13 e mezzo, quindi ho ottenuto 1 centimetro e mezzo in più della mia larghezza totale e poi sono andata a fare un piego, il mio solito piego da 1 centimetro. Piego da 1 centimetro che ho già munito di biadesivo, che praticamente mi servirà per bloccare il mio block notice. Vi faccio vedere come, perché tanto già solo per posizionare la mia striscia ho bisogno del mio block notice. Quindi la parte rigida, che è questa, la parte rigida del block notice, io andrò ad infilare nella mia taschina. Lo centro, vedete che avendo fatto un 13 e mezzo, avendo ottenuto 1,5 cm per parte, avendo fatto il piego, ho un pochino di margine che mi permetterà di inserire facilmente il mio block notes. E quindi vado praticamente ad incollarla, direi così andiamo a centrare un po' bene e la mettiamo allineata anche qui, così. Ok, incolliamo bene i laterali. A questo punto vi faccio vedere, possiamo sfilare il block notice, quindi incolliamo bene e questo mi permetterà di inserire il mio block notice con facilità e di sostituirlo quando questo sarà finito, sarà già tutto usufruito. Ora cosa faccio? Vado a decorare il frontale del block notice. Come lo voglio decorare? Allora, qua utilizzerò la mia carta scrap, quella che ho il set digitale che trovate sul mio canale con i centrini che ho, per esempio, vi faccio vedere che ho ritagliato. Questi sono dei centrini che ho ritagliato e in questo caso voglio utilizzare questo, per esempio, che mi piace, sì. Quindi cosa faccio? Vado ad incollare questo come base. Allora, prima mi piacerebbe passare un po' di distress. Qui, eccoci. Allora, passo un po' di distress qua tutto intorno, così tolgo il bianco della carta che ho ritagliato. Così. E già che ci sono, per fare proprio un lavoro proprio completo, vado anche a sporcare di nero tutto intorno al mio block notice, così evitiamo che si veda anche qui nel bordino, che se non è proprio preciso il mio taglio non si veda proprio l'arancione, che è un colore che non c'entra molto. E vado ad incollare la mia carta sulla copertina. Questo lo facciamo semplicemente con della colla per carta, che potrebbe essere questa. Quindi vado a mettere un po' di colla qui tutto intorno. Così. Chiaramente, se volete, vi procurerete non solo a parte che sono abbastanza standard, ma magari non, per esempio, io ho comprato un blocchetto di questi block notice al supermercato, ce n'erano 3 o 4, quindi sono a posto per un bel po', diciamo. Per cui vado ad incollare la mia base, così. Poi questa colla vi permette anche eventualmente, vedete, di spostare un pochino. Quindi questa è la base. Poi se vogliamo con il è venuto un po' storto, Aspettate un attimo che non riesco più tanto ad aggiustarlo. È venuto leggermente storto, vedete, sul fondo, quindi cosa facciamo? Andiamo con il distress a coprire col nero, a parte che questa parte verrà coperta, quindi non si vede, così. E poi vado a tagliare, ecco, piacerebbe così, mi sembra carino, vado a tagliare a metà il mio centrino,
una metà che potrebbe essere tipo questa qui così. Ok, perfetto. Passo anche questo con il distress molto velocemente in questo modo qui, soprattutto qui sul bordo, visto che andiamo a metterlo poi sul mio bordo del block notice, e lo vado ad incollare così. Ecco, così vado anche a coprire la parte più in basso. Perfetto, va bene così. Quindi facciamo in questo modo, vado a passare la mia colla, lo faccio direttamente qui, tanto in questa parte dovrò andare ad incollare, quindi se deborda un pochino non c'è problema. Ok, e vado ad incollare così, eccoci. In questo caso non voglio mettere delle decorazioni in rilievo perché, essendo un raccoglitore, deve essere anche molto maneggevole, non deve essere una cosa che appena la tocchi si spostano, si piegano i petali dei fiori. Quindi faccio un qualcosa di tutto piatto. E cosa volevo dirvi? Voi direte: vabbè, non è che ogni volta che dobbiamo cambiare il block notice dobbiamo rifare la copertina. Assolutamente no, perché se vedete io cosa ho fatto? Ho decorato la copertina proprio qui dove c'è il taglio, ok? Quindi nel momento in cui avete finito il vostro block notice, non vi resta nient'altro da fare che tagliare la copertina e andarla semplicemente ad incollare sul block notice nuovo. E quindi voi il lavoro lo fate solo una volta. Per cui vado ad inserire qui, ok? E questo è la mia idea. Block notice è il contenitore per i miei particolari tagliati. Intendo, per esempio, vedete qua, tutti i miei fiori potrebbero essere i fiori piuttosto che qualcos'altro. Adesso poi deciderò cosa inserire. A questo punto fatemi pensare, perché forse vi ho fatto vedere tutto quello che più o meno volevo mostrarvi, quindi vado a inserire anche dall'altro lato il blocco per la mia carta e direi che siamo al quasi, perché non mi resta solo che fare delle piccole decorazioni. Allora, facciamo così, vado a mettere anche qui uno dei miei pizzi, dei miei centrini. Taglio a metà, così, ok. Quindi questo lo mettiamo qui, che guardate che bello. Allora vado a, anche qui vado a passare un po' di distress, così. Distress che lo metto sempre prima di incollarlo, così sembra un pochino più in rilievo. Eccoci, ecco fatto. E poi lo andiamo ad incollare qui, quindi di nuovo anche semplicemente la colla per la carta e andiamo ad incollare. Facciamo così, siamo in questi paraggi. Tanto qui dobbiamo incollarlo, quindi anche se va un po' di colla non importa perché rimane sempre sotto il nostro pezzettino di carta, così. E quindi lo andiamo a mettere proprio a filo in modo che sembri che esca, che sia un centrino che gira dalla pagina, quindi così. Facciamo così, ancora un po' di distress e siamo a posto. Ok. Ops, ho dato una testata alla telecamera, quindi si è fermata, sì, si è fermata. Invece, diciamo che qui cosa possiamo mettere? Allora, facciamo così, mettiamo semplicemente, ecco, ma proprio una cosina piccola, 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 va? Giusto per, potrebbe essere questa. Allora, mettiamo un po' di colla, questo è della Garza, che ho sporcato di grigio semplicemente, quindi la incolliamo un pochino qui perché tanto queste cose qua non patiscono. L'importante è non mettere niente di sporgente che si rovina. Ma io in questo caso metto sì dei fiori, questi sono sempre i fiori che ormai trovate dappertutto perché sono
sono i fiori che sono nel mio negozio digitale, però li metto proprio piatti, così non c'è problema che si rovinino. Li mettiamo così, giusto solo per dare un pochino di motivo. Mettiamo un altro. Mettiamo anche una fogliolina così, ok, quindi metto la colla su tutto perché la fogliolina la dobbiamo mettere un pochino sotto. Eccoci, potrebbe essere una cosa del genere. Buono, va bene così. Adesso vi faccio vedere tutto molto piatto. Anche qui mettiamo ancora un po' di colla, così qui non si muove più nulla. Poi magari posso mettere giusto, ma no, non metto niente, non metto nessuna paillette, potrei mettere delle paillette al centro dei fiorellini, ma lo lascerei semplice così, perché altrimenti non rimane un po' sporgente e non è quello che voglio fare. E stessa cosa, voglio fare decorare un pochino, ma pochissimo, il frontale. Quindi allora chiudiamo i nostri elastici per vedere, ok? Vuol dire possiamo decorare da questo lato qua. Per cui facciamo così, mettiamo un pezzettino di carta, che è sempre questa carta che trovate in tinta unita nel mio download dei centrini, che è un velluto che vi assicuro che è un effetto molto bello da utilizzare come sfondo per fare delle decorazioni. C'è sia verdino che rosa antico. Io in questo caso uso il verde perché sono tutte le tonalità che ho usato per il mio raccoglitore. Poi magari in qualche altro lavoro che farò invece utilizzerò il rosa, così ve lo faccio vedere utilizzato. Quindi mettiamo questa qui. Questo è un altro dei centrini che ho ritagliato. Quindi facciamo così. Ok, vediamo un po', potremmo mettere anche qui per richiamare la parte interna, possiamo mettere un pezzettino di garza. Aspettate che devo togliere i bordi che sono troppo duri e sono troppo grandi, tanto non ci servono. La stropiccio un po' con le mani, ecco, in questo caso ho visto che l'ho sporcata con l'acrilico grigio, rimane più rigida, quindi quando uno la divide, più che dividersi si strappa un po', ma non importa perché tanto va bene lo stesso. Io dopo la incollo, magari anzi un pezzo qua lo tolgo e metterò solo questa così. Ok, allora cominciamo con l'incollare questa parte così. Decorazione molto 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 semplice, chiaramente dal lato opposto a dove abbiamo messo gli elastici, che così non danno fastidio. Allora, facciamo così, mettiamo la colla tutto intorno al mio centrino. Questa colla su carta è perfetta, veloce e attacca benissimo, quindi lo metterei così. Ok, andiamo a mettere la nostra garza, quindi mettiamo un po' di colla qui così, attacchiamo la garza che tanto si attacca anche bene con questa colla già sperimentata. Ok, e anche qui andiamo a mettere giusto un paio di fiorellini sul marroncino, in questo caso visto che c'è un po' di marrone nella parte alta del disegno, ma tanto di questi fiori, non so se avete già visto la mia pagina da stampare, ne ho fatte, ce ne sono di varie tonalità e quindi alla fine si riesce sempre ad utilizzarli perché in base ai colori di base che avete messo ci sono sempre dei fiorellini che ho cercato di fare dei colori, è chiaramente a gusto mio come colori, quindi però direi dei colori che si riescono sempre ad adattare con qualsiasi carta. Ok,
E anche qui mettiamo la nostra fogliolina e i nostri fiori sovrapposti, che non andrò a decorare con altro, perline o cose di nessun tipo, perché in questo modo, vedete, rimane tutto tutto piatto, quindi più comodo da gestire senza problemi. Lo faccio vedere da vicino. Semplice, ma così, giusto per abbellire un po'. Anche il video di oggi è terminato. Spero che l'idea di questo raccoglitore per foglie A4 vi sia piaciuta, soprattutto a Marta, che mi aveva chiesto un'idea per un raccoglitore per i suoi spartiti musicali. E se avete dubbi o domande, scrivetemi e cercherò di rispondervi più in fretta possibile. E se il video vi è piaciuto e non siete ancora iscritti al mio canale, vi chiedo di farlo, così mi aiuterete a farlo crescere. Detto questo, non mi resta che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo lavoro. Ciao!